Sì, vedo il taglio qui. Senza sapere che adesso lì c'è l'aereo. Sicuro? Thank you.
Presto!
Oh,
Rispetto, eccellenza, grazie mille. Apprezzo.
al cielo piena di santo zelo
attingevo nell'arte il magistero e la fede ravviva. Le mie donne son rare, voi calcate la scena e in chiesa ci venite per pregare. Thank you.
forza, presto, seguila dunque vada, non disto, provvedi. Statevi, incombi. Palazzo Farnese. Thank you.
mosche o un falco. Certo a quest'ora i miei seguci le due preti azzannano. Doman sul palco vedrà l'aurora Ancelotti e il bel Mario all'ancio pendere. Thank you.
producete il cavalier. Fame roverti ai giudice del fisco. Thank you.
amici. Via quell'aria spaventata. Storia del ventaglio, sciocca cerchia, l'attavanti non era dunque alla fila. Provante un cerchio azzinato.
Angelotti? Sì. Basta, Roberti. È svenuto. Assassino!
giurata fede debbo tradir. Ne voglio altra mercede, ne voglio altra mercede. Quest'ora io la attendevo.
Thank you.
intende. No, ma ultima grazia io vi richiedo, e posso io lasciare manda una persona cara.
sua grazia questa? L'ultima. Che dici? Io giusto quel mio amore in follia, sul rimane sul cuore pianti, di papà faccio d'orrore, alla madonna che volti, ai sposti. Il nostro codicea, ciò nei cieli, il motivo è rideva l'empio vostro, rideva già la sua preda pronta che sta.
di splendore, all'ente mio la gioia di nascondi te come di fiamma ardore. Io volgo orare il cielo storice, vedrò nell'occhio tuo ride l'amore, e la belta belle cose più
altra. Alto. Thank you.
Fabio. Sì, thank you.
quella è la della croce verde. No, ma è buono. Che sa quella che ci ha portato via il rosso? No, no, non è nostro, non è. Ma va a uscire della croce. È vostra, sicuro è vostra. Sì, l'altra della croce rossa. Sono sicuro che sia. Sale le scale qua, no, sulla destra, poi, sì, poi va a destra, in pratica trova lì. Ma sulla destra? Sì, questa subito dopo la tenda. Non è dell'ambulanza. Questo è un bacino il mono. Per il paziente, ha detto che c'è un problema. Qua vuole fare pure. Sei tu la pista? Perché non l'hai messa la sirena? Due volte. L'ho messa. La sirena devi mettere un momento in cui parte l'emergenza. Comunque, il capo si è visto. Che da ordinare, lo facilita. Ecco, non le parte. Quindi già questo è tutto. Fabio Armiliato, interprete Padossi, è stato ferito ad un piede da un colpo di fucile che non era evidentemente caricato a salve. Il tenore, colpito al piede sinistro, si è accasciato sul palcoscenico ed è stato subito soccorso da Reina Kabaivanska. Trasportato all'ospedale di Macerata, è stato curato per ferite al piede ed escoriazioni agli arti inferiori.
Ecco, ieri sera allo Sferisterio del Macerata, nel corso della rappresentazione della Tosca. Nella scena finale, quella della fucilazione, resta ferito il tenore. Il servizio. Chi non avesse mai visto la Tosca potrebbe pensare ad un finale tragico ma convincente. Cavaradossi colpito e lei, Floria Tosca, che si china su di lui amorevolmente. Niente volo da Castel Sant'Angelo e urlo finale. È successo a Macerata ieri sera allo Sferisterio, solo che non era una finzione. Cavaradossi è stato colpito davvero da un feltrino di un fucile caricato a salve. Il tenore, Fabio Armiliato, è stato operato stamattina. Ora sta bene e per fortuna non riporterà conseguenze. Armiliato, trovarsi davanti a un plotone di esecuzione, anche se finto, non fa mai piacere. Poi quando si scopre che dal fucile esce qualcosa, che cosa si prova? È una situazione incredibile. In un momento, la prima situazione è quella di che ho avuto un forte colpo e quasi sentito le gambe paralizzate. Pensavo fosse lo spostamento dell'aria. E poi mi sono guardato e ho visto che zampillava proprio il sangue. La cava basca è stata tra le prime a soccorrere. Mi ha aiutato anche... è venuto subito il mio soccorso, mi ha guardato, lei era distrutta, ho visto che ha chiamato, perché non potevo gridare, perché mi faceva male e stringevo per cercare di... Sembrava un'interpretazione perfetta, insomma. Sì, però doveva essere anche morto, allora è ancora più perfetto. Senta, farà più Cavaradossi oppure avrà paura ogni volta che si troverà in teatro a fare quella scena? No, queste cose sono incidenti, non devono succedere in teatro certamente, però... Non ci si può fermare a queste cose qui per dire non canterò più questo ruolo. Armiliato sarà dimesso domattina. La stagione lirica dovrebbe proseguire normalmente.